La lobby delle armi è sicuramente la più potente al mondo. I margini di utili che accumula, le conseguenze di finanziare operazioni in grado di cambiare lo scenario politico, economico e militare di molte aree del pianeta. Influenza le decisioni dei governi e istituzioni sovranazionali, scongiurandone l'azione per evitare i conflitti armati, disinnescandone l'azione diplomatica, soffiando su rancori storici mai sopiti, alimentando pretese e diritti che possono alimentare guerre e azioni di terrorismo. D'altra parte, è sempre più frequente registrare conflitti cosiddetti minori o a bassa intensità nei paesi del sud del mondo che notoriamente non producono armi, ma che le usano e come, le comprano e come, magari non facendo interventi di tipo sociale, economico, per eliminare le differenze di reddito tra i pochissimi ricchi e la massa di gente che vive nella miseria. Bastava guardare anche la difficoltà che negli Stati Uniti c'è stata e c'è per ridurre la vendita delle armi a tutti i cittadini, nonostante ogni settimana, ogni mese abbiamo notizie di uccisioni di innocenti. E anche nella nostra casa europea il dibattito in corso da 9 mesi sulle armi da vendere o donare all'Ucraina, se sui giornali e sulle televisioni assume un significato etico o strategico, per il complesso industriale e militare rappresenta semplicemente un affare colossale. Un affare ancora più ghiotto per chi è coperto dai segreti di Stato che non consentono agli analisti di definire con certezza i profitti che le aziende di armi stanno maturando in questo conflitto sulla pelle delle vittime. Al punto che si deve parlare a tutti gli effetti di extra profitti maturati dall'industria bellica, così come si fa per la produzione energetica o per la campagna vaccinale o per la gestione della fase acuta della pandemia che ha fatto impennare le voci in entrata del settore farmaceutico. Sono ragioni sufficienti per proporre che la tassazione degli extra profitti debba includere anche i produttori di armi in un tempo in cui il loro uso è maledettamente diffuso. Dal 2014 al 2020 la sola spesa militare europea è aumentata di 198 miliardi di euro, facendo registrare un incremento del 25%. E naturalmente non è contabilizzata la spesa determinante decisa negli ultimi mesi. Peraltro, a differenza di un altro tipo di produzione per le armi, è fin troppo facile verificare il nesso diretto tra il loro uso e la morte, le distruzioni, la sofferenza, gli alti costi umanitari ed economici che includono anche lo spostamento di popolazioni intere che si trasformano in sfollati interni o richiedendo asilo all'estero. E allora non è nemmeno lontanamente immaginabile che le armi siano tassate allo stesso modo delle automobili, dei materiali edili o di arredamento. E non si capisce perché non debbano piuttosto concorrere alla riparazione dei danni che il loro stesso uso produce. Si parla di 1 miliardo e oltre di danni alle strutture dell'Ucraina. Bene, chi ci ha guadagnato sopra vendendo armi dovrebbe intervenire per riparare questi danni. E allora, cosa si fa? Non basta parlare. Bene. I nostri politici di fronte a questa tematica come si stanno comportando? Perché questi politici che parlano tanto non fanno una proposta di legge che ripari questo vulnus della legge e della coscienza e che intervenga nella linea secondo l'analisi fatta fin qui? Perché da un lato futuribile, le armi siano trasformate in trattori, in aratri, e comunque dall'altra che chi ha lucrato e fatto soldi
paga le tasse adeguate al guadagno che ha fatto sulla pelle e sul sangue versato da tanti innocenti in tutto il mondo. Sarebbe un bel messaggio natalizio.